Buon pomeriggio, bellissimi bimbi. Siete pronti per un nuovo appuntamento di Cuca Story? Allora, oggi vi voglio proprio mettere alla prova perché realizzeremo una pizza un po' speciale. Una pizza che vi farà divertire tanto perché proveremo a fare la riproduzione di un'opera d'arte. Di un'opera d'arte di un artista che qualcuno di voi magari già conosce, di Paul Klee. Che è un viso particolare, un viso fatto di pezzi geometrici. Io ve lo faccio vedere adesso perché ho preso la riproduzione. Vi faccio vedere anche un disegno che ha fatto mio figlio Gabriele. Intanto vi faccio vedere la riproduzione. Aspettate subito velocemente sul mio tablet. Ecco qua, guardate un po'. Questo è il Senecio di Klee. Noi oggi proveremo a fare una pizza riproducendo proprio questa immagine, questo bellissimo ritratto. Siete pronti? Tra un po' vi faccio vedere quali sono gli ingredienti che ci servono. Eccomi qua. Allora, ho preparato gli ingredienti che servono. Intanto serve un impasto da pizza che io ho preparato con 500 g di farina e con 300 g di acqua e un pezzettino di lievito di birra. Io di solito uso 10 g per questa dose, ok? Un pochino di olio e un po' di sale nell'impasto. E poi viene fuori un impasto di questo genere. È bello già che è pronto, ora ve lo faccio vedere. Eccomelo qua, lo vedete? Che stendo in questa teglia che ho già unto con l'olio con le mie belle mani e anche le vostre, in questo modo dal centro verso il bordo, in modo circolare, centro verso il bordo. Nel frattempo, gli ingredienti che dovete preparare per realizzare la nostra opera d'arte sono i seguenti, perché devono avere più o meno i colori che ci servono proprio per riprodurla. Quindi io ho preparato dei pezzettini di fungo, dei peperoni gialli, dei pomodorini e anche del formaggio che ci serve per creare le forme. Mi serve anche questo che è un pochino di pomodoro per poter colorare le nostre parti. Allora, io procedo. Raccogliete tutti gli ingredienti che vi aspetto per l'esecuzione. Allora, cari bimbi, guardate, io ho davanti a me questo. Vi piace? È la riproduzione che ha fatto Gabriele. E diciamo che me la metto davanti proprio per seguire le indicazioni della realizzazione. Questo è il mio viso, è ovvio che noi facciamo soltanto il tondo del viso. Proviamo, io incomincio a strutturarlo, poi vi faccio vedere come ho iniziato a strutturare l'attività e a strutturare questa bellissima pizza. Pronti? Allora, bimbi, io ho provato, vi faccio vedere quello che ho già creato. Ho creato gli occhi e con due pezzettini che avevo di melanzane, ma voi potete utilizzare anche le olive, quelle marroni, ho creato la bocca, gli occhi con i pomodori e guardate, ho fatto con dei pezzettini di mozzarella la parte di sopra degli occhi, sopraccigli e la parte di dentro con i funghi. Ora vado avanti e vi dico che cosa mi serve per continuare. Allora, cari bimbi, proprio come degli artisti, l'opera cresce pian piano. Guardate la mia. Oh, è caduto un occhio! Eccolo qua. Non è una cosa ovviamente semplicissima. Guardate, ho provato a fare il sopracciglio nero con un rametto di maggiorana. Quindi dovete in qualche modo inventare anche voi con gli ingredienti che avete a casa il modo migliore per realizzare la vostra opera. Io sto andando avanti. Adesso quello che manca è diciamo, la decorazione più rosa, quella del viso, che possiamo creare con il pomodoro, spennellando proprio la parte del viso che noi abbiamo lasciato bianco con questo pomodoro che è in contatto con l'impasto tenderà ad essere rosa, mentre come avete visto il giallo l'abbiamo creato con il peperone che è giallo. Tutto il resto che è bianco, un po' di formaggio, un po' di mozzarella. La bocca io l'ho fatta con due pezzettini di melanzana cotta che avevo già in frigorifero.
e gli occhi con dei pezzi di funghi che tenderanno in cottura, bimbi belli, scusate se non vi vedo, a diventare marroni. Quindi secondo me potete decidere gli occhi, la parte diciamo dell'occhio, di farla come preferite, anche con due foglie di basilico, come preferite, con quello che avete a casa, cercando di essere il più fedeli possibile all'opera che state riproducendo. Io ora la metto in forno e poi vi faccio vedere il risultato finale, ok? Allora bimbi, pronti per il risultato finale? È ovvio che in cottura qualcosa cambia, è proprio questo il bello, quello che cambia nella cottura. Ecco qua il mio senecio, ok? Questo è il risultato finale, vedete? Assomiglia all'opera? Ecco qua. Uguale, vero? Ciao bimbi belli, ci vediamo alla prossima volta. Un bacio. Hello everyone and welcome back to Cook a Story. Ciao bimbi e bentornati a Cook a Story con Cook Manu e Miss Barbara. Che cosa ha preparato Cook Manu oggi? Un piatto buonissimo, ma anche artistico, perché ha fatto una faccia con la pizza o una pizza a forma di faccia. Potremmo chiamarlo Pizza Face, faccia di pizza, ispirato a un grandissimo artista che si chiamava Paul Klee. Allora, vediamo innanzitutto per fare l'impasto da pizza, che si dice pizza dough, che ingredienti ha usato Cook Manu. La farina, che in inglese si dice flour, l'acqua, che si dice water, il lievito, yeast, un pochino di olio, oil, e il sale, salt. Quindi flour, water, yeast, oil and salt. Dopo che ha fatto l'impasto, l'ha steso nella teglia e ha iniziato con vari pezzetti di verdure a decorare il viso. E ha utilizzato i funghi, che si chiamano mushrooms, il peperone giallo, che si chiama bell pepper. Sapete perché si chiama bell pepper? Perché bell in inglese vuol dire campana, e se lo guardate bene il peperone giallo ha proprio la forma di una piccola campana. Poi ha usato i pomodori, tomatoes, il formaggio, cheese, e le melanzane, eggplant, e poi anche la mozzarella. La mozzarella è un prodotto italiano così famoso nel mondo che non l'hanno proprio tradotto. Infatti, per dire mozzarella in inglese si dice mozzarella cheese, cioè il formaggio mozzarella. Quindi i funghi, mushrooms, peperone giallo, bell pepper, pomodori, tomatoes, formaggio, cheese, melanzane, eggplant, e mozzarella, mozzarella cheese. Infine abbiamo utilizzato tanti colori per fare questa faccia, questa pizza face. Vediamo un po' di ripercorrere quali sono i colori che risultano alla fine su questa pizza buonissima. Abbiamo il rosso, che si dice red, il nero, black, anche il marrone, che si dice brown, il verde, che si dice green, il giallo, yellow, il rosa, pink, e anche il bianco, white. Quindi bimbi, divertitevi, enjoy con la vostra pizza face e alla prossima, un bacio.